Che spettacolo affascinante! È molto probabile che queste formazioni naturali di Antivano risalgano a migliaia e migliaia di anni fa! O almeno a quando la mamma lo ha fatto ripoderare! Wow! Questo posto è una vera miniera d'oro! Oh, guarda, ecco dove era finito! Questa poi! Le monetine sono tutte per me adesso! Cosa? Non ci posso credere! Il mio yo-yo! Sei mancato tantissimo, yo-yo caro! Pare che il fiume finisca qui. Vediamo se trovo una pista. I draghi di remoto amano nascondersi nel folto delle giungle di cuscini come questa! Fermati, remoto! Torna indietro e lascia che ti catturi! Aiutatemi! Sono bloccato sotto due delle più grandi, rotonde e pesanti cose che abbia mai visto in vita mia! Evviva! Finalmente sta per cominciare la grande maratona di 168 ore di Waterman! Devo trovare una posizione che sia super comoda! Grazie, piccolo mio! Siamo entrambi salvi! Come non detto, la tragedia può colpire in qualsiasi momento! Sì, Squidina, sto bene e sto ancora filmando. Essendosi ormai adattati a vivere in città, è possibile imbattersi nei draghi di remoto anche nei cassetti delle cianfrusaglie, come questo per esempio. Oh, è sicuramente l'impronta di un drago. Ehi, la stavo osservando. Wow, che cambiamento. Ti sei ingrandito, Devi fare il bravo, hai capito? Oh, la spia della batteria scarica. Ecco perché sei così irritabile. Oh no! Delle batterie! Speriamo che siano doppia! Hai visto, Squidina? Ho trovato il telecomando! Sì, ma come faccio a uscire da qui? Non ti preoccupare! Ho mandato tutta la città dentro al divano per cercarti! Ti faremo uscire in un battibaleno! Ehi, amico Rosa, sei qui? Ultime notizie! Il ragazzo pantofolaio Patrick Stella è scomparso dal suo divano! Linea allo studio! Patrick, dove ti sei nascosto? Guarda, la mamma ti ha portato le mutande pulite! Ce l'ho fatta! L'ho trovato! L'ho trovato! Eccolo! L'ho trovato! Che dici, papà? Quello non è Patrick, è Auci! Sei sicura? Ha gli occhi uguali ai miei! Sapete che cosa vuol dire questo? Che Patrick è scomparso! Hai filmati per fare una puntata indimenticabile e non li vedremo mai! È semplicemente... Perché non mandiamo qualcuno a cercarlo? Patrick, sei salvo! Patrick, sono salvo! Finalmente posso usare di nuovo il telecomando! Il mio figlio! E così è andato tutto bene. Sono profondamente deluso. Quanto vuoi per questi gioielli? Sa, è roba molto antica! Le può andar bene $2? Vi ordino di fermarvi! I miei oggetti non sono in vendita, sono stato chiaro?
Ti do $1.50. Affare fatto! Patrick, non puoi svendere la mia roba! Non fare il difficile, papà! Ogni membro della famiglia contribuisce alla vendita. Oh, proprio quello che cercavo! Che prezzo mi fate per questa? Ehi! Oh, che bellecca lecca! Prendete questo pollicione, per esempio. È un souvenir dell'antica Roma. A quei tempi ero ancora un giovane sbarbato, pieno di energia. Wow! Che ti prende, nonnino caro? Cos'è che vedi? Io vedo il Vongoloseo! Quel giorno... Io ero il clown del Vongoloseo! Facevo il lavoro più pericoloso dell'antica Roma! Quel giorno però il bestione ebbe la meglio su di me. La sua alitosi era indescrivibile. Moronicus mise la mia vita a giudizio del pubblico. Il voto fu unanime e non era a mio favore. Sapevo di avere i minuti contati ormai. Mi serviva un piano e mi serviva la svelta. Il prezzo di questo strappapeli del naso 20. Non è uno strappapeli del naso! Sono pinze strappadenti che utilizzavo quando facevo il dentista durante il Medioevo! Vi presento Scarponcino, la mia fida guardia drago reale! Apri la boccuccia da bravo, così il signore può controllare! Vai pure, bicuspide, ci vediamo dopo, forse! Almeno spero! Ci siamo! Anche Roddy vuole baciarti! Ciao! Grazie, ciao, ciao! Ricorda il filo interdentale, Scarponcino! Ecco perché queste pinze non sono in vendita! Non è in vendita! Non è in vendita! Non è in vendita! Non è in vendita! Se qualcuno mette ancora le zampe sui miei ricordi, assaggerai i miei denti! Ah! Scusi, mi dice il prezzo? Ma cos'ha nelle orecchie, signora? Il cemento? Lo ripeto, la mia roba non è in vendita! Ma io non sono interessata alla sua roba. No, a me interessa lei. Come ha detto? Sì, stiamo cercando un nuovo nonno da comprare. Non è così, Billy? Penso di sì. E lasciami! Purtroppo il nonno che abbiamo si è guastato. Possiamo darle $50 per essere il nostro nuovo nonno? La mia risposta è no! Mettetevelo bene in testa, mio nonno non è in vendita! E che mi dice allora se ai $50 aggiungo uno di questi? Un lecca-lecca! Buono! È al gusto di tapioca! Aggiudicato! Vi saluto, famiglia Stella! Vado ad abitare in una casa più bella! Abbiamo anche la piscina! Buongiorno, mamma! Buongiorno, papà! Mamma, papà? Questo tizio chi è?
Non ne ho la più pallida idea. Tu lo conosci, Sissol? Ma allora lo vedi anche tu, Bunny. Meglio, pensavo di essere l'unico. Accidenti, sono tuo nonno! Nonno Pat! Ogni mattina la stessa storia, ma è mai possibile? Assecondatelo! Mi sembra pericoloso! Ehi, sorellina, che stai facendo? Ecco, al momento sto comprando una pubblicità immaginaria per il tuo spettacolo immaginario! Oh, e come sta andando? Dicono che il loro ufficio immaginario contatterà il nostro ufficio immaginario! Immagina che roba! E per dirla alla francese... Buon appetitito! Sparecchiamo! Accidenti, mi sa che farò tardi al lavoro anche oggi! Mi spiace tanto, marittino mio! Scusate, ma io non faccio colazione! E va bene, vorrà dire che me la preparerò da solo! Hopla! Credo che il latte sia andato a male. Ehi, che cosa ci fai nella mia stanza? Sto cercando del cibo! Ho lo stomaco tutto vuoto! Cibo? Bah, dammi, voi giovani d'oggi avete la strada spianata! Quando ero giovane io eravamo noi il cibo! E che sapore avevate? Zitto, testa di rapa! Buone le rape! Sto parlando del patrolitico, il periodo in cui comparvero le prime stelle cavernicole. Le automobili non erano ancora state inventate. Quindi era impossibile raggiungere il supermercato. Di conseguenza cercavamo da mangiare con le nostre forze. Dove i dinosauri cercavano di mangiare noi. Se mangiavi o venivi mangiato era solo una questione di fortuna. Peggio di così non potrebbe andare. Capisci? Le stelle cavernicole erano il nutrimento di cui avevano bisogno i dinosauri. Ecco perché quei bestioni continuano a vivere in mezzo a noi. A proposito, io non ho ancora mangiato. Che idea! Dedicherò uno spazio alla cucina durante lo spettacolo di oggi. Così mi preparo qualcosa di buono da mangiare. Ciao e bentornati al mio show! Voglio preparare insieme a voi un bello spezzatino! Per farlo ci servono dei calzini, delle scarpe usate, qualche foglia essiccata, qualche libro usato e anche un tovagliolo sporco. Beh, ci si arrangia con quello che abbiamo! Infornate! Cuocete il tutto a 1000 gradi per un secondo! Ed è pronto! È ora di chiudere, Patrick! Personaggi e nomi presenti in questo show sono piuttosto sospetti, specialmente il mio. Nessuna persona ha mai ricevuto somme di denaro, specialmente il sottoscritto. Nessuno si è fatto male durante le riprese dello spettacolo, tranne me. Grazie di tutto! È stato tutto fantastico! La canzone, la ricetta dello spazzatorino, il numero di ballo con le danzatrici hawaiane! Ciao! Strano, non ricordo nessun ballo. Davvero non so come tu faccia. E invece io non so cosa faccio. Scommetto che ti è venuta fame, fratellone? Che bello! Famiglia, spero tanto che vi piaccia. Si chiama Spazzaturino. Ho preso la ricetta da un programma che ho visto questo pomeriggio. Almeno credo. Forse io ho esagerato nella cottura. Beh, allora buon appetitito! Gnom gnom! Ah, grazie mamma, era squisito! Oh, dolce Nettuno! Bravo, dolce Nettuno, per favore! Oh!
orrore! Che orrore! Che orrore! Esci! Dove passi tu lasci sempre il segno! E ora che se n'è andato? Siamo in onda 3, 5, 4, 3, 2, 1! L'unico consiglio che voglio dare è alla mia bocca, perché mangi un gelato! E va bene, vado a fare delle interviste per riempire il buco! Che cosa faccio adesso? Mi sta leccando! Meno male che non ho mangiato! Ho una nausea! Oh, che bello si mangia! Non è giusto! Non posso neanche divorare un panino! Dei nemici? Alla mia età, l'unico nemico che hai è il tempo! Ecco perché provo così tanto gusto a fare a pezzi svegli e orologi! Afferra anche tu un martello e ridi in faccia, padre tempo, insieme a me! Così impara! Oh, mamma! Patrick, che stai... Silenzio! Sto arrivando! Buongiorno, bella bambina! Vuoi ordinare una delle nostre specialità? Due megastecchi al cioccolato! Ecco, ha risposto il cespuglio! È tanto questo gelato per una bambina piccola come te! Infatti non è per me! È per mio fratello maggiore! Tuo fratello? Oh no! Ecco il gelato! No, fermo! Basta! Aspetta! Gelato! 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 Si sta allontanando col mio furgone! Torna indietro! No! Non avrei dovuto scollegarlo! Fermati, per favore, fermati! Così vuoi ridere in faccia a padre tempo! Per oggi abbiamo finito! Spero che abbiate imparato qualcosa sui nemici! O sul gelato, o su come riparare un tostapane! Appuntamento alla prossima! Ho letto l'annuncio per il posto da stagista, tesoro! Mamma, ti sembra il caso? Il prossimo! Sono dolcissimo! Il prossimo! Ciao! Il prossimo! Ho detto il prossimo! Scusa, non ti avevo visto! Fentin Finkel! D'accordo, Fentin! Allora, da quel che leggo, sei più giovane di me e sei più basso di me. Per la legge dei bambini significa che devi ubbidirmi! Adoro il mondo della TV! Ok, mi hai convinta! Perciò benvenuto nella... Comincerai domani mattina stessa! Grazie, sono contentissimo! Qualcuno ha rubato...
versione di centrini macchiati! Ha rubato la mia faccia! La mia povera faccia! Ops, le chiappe! Ah, andiamo, chi vuoi che te la rubi? Buongiorno, Bikini Bottom! Vi do il benvenuto al nuovo programma, il Granchina Show! Presentato dalla mia sorella maggiore, Granchina! Ciao, sono Granchina, sono io! Fentin! Quel furfante ha rubato il Patrick Show! E anche tutto quello che possedevamo! È stato bello lavorare insieme! Oh, vado a fare un sonnellino! Un sonnellino? Noi, Stella, non ci arrendiamo così facilmente! Mi sono forse arreso quando i dinosauri mi rubarono il pranzo! Non lo so! Mi sono forse arreso quando le orde di barbari attraversarono l'oceano e mi rubarono il pranzo! Non lo so! Mi sono forse arreso quando i marziani invasero il paese e mi teletrasportarono sulla loro astronave per rubarmi il pranzo! Io non lo so! No, che non mi sono arreso! E la prova è che ho ancora il panino! E adesso andiamo e riprendiamoci quello che è nostro! Andiamo a fare un po' di saccheggio! Sì! Coraggio, segui la pista e portaci direttamente da Fenty! Complimenti, sei stato bravissimo, Auci! Facciamo vedere a Fenton chi è che comanda! Sì! Ah! Si è nascosto qui da qualche parte, stagliamolo! Siamo venuti a riprenderci la nostra roba! Fate pure, la rete ha visto il nostro show stamattina e ci ha scritturati per 6 stagioni! Sì, il Granchina Show andrà in onda in tutto il mondo! E poi, la vostra roba l'avete appena fatta a pezzi! Hai avuto proprio un'idea geniale, nonno Pat! Sta a sentire, non è colpa mia se non sapete saccheggiare in modo responsabile! Oh sì, le botte fanno sempre presa sul pubblico. Perché hai quella faccia? Sei triste perché Fenton ci ha rubato le idee per raggiungere un successo televisivo clamoroso che noi non otterremo mai. Buongiorno, SpongeBob! Che sorpresa trovarti qui! Ciao, Patrick! Vedo che hai cambiato look. L'hai notato, eh? Sai, sto cercando un lavoro. Ma pensa che coincidenza! Anch'io sto cercando un lavoro, sai? Sono a corto di finanze e ho bisogno di un po' di soldi per rimettermi in sesto, sai com'è? Veramente non è una coincidenza. Sono solo 2 circostanze simili che capitano nello stesso momento. La puntata dello show di Patrick di oggi si svolge all'aperto! Lavoro? Dove sei? Ti sto cercando! Lavoro! Quasi dimenticavo questa scatola! Mi ha fatto il solletico! Scusami, pensavo fosse una scatola di cereali! Oh, ma che bel complimento! Fermi tutti! Avverto una stranissima sensazione! Prevedi che lavoreremo qui come imbustatori? No, è il solito sfogo che mi viene sulla pancia! Ti faccio vedere! Oh, che emozione! Speriamo in bene! Ha inizio la mia carriera da imbustatore! Sei troppo lento, SpongeBob! Per imbustare è fondamentale la velocità! Guarda come sono veloce io, filo come il vento! Che sciocco, ho dimenticato un articolo! Bravissimo, ottimo lavoro! Ora guarda me! Oh, très chic! Grazie! Hop, 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 hop! Guarda che bravo che sono! Hop, hop, voi! Si può sapere cosa state combinando? Ma che succede? Razza di teppisti siete! Licenziati! Abbiamo completato un lavoro!
Adesso che mi sono fatto un'idea di come funziona il lavoro, troverò il mio delfino! Era destino, non delfino. Signora, noi stiamo cercando lavoro. Se vuole possiamo dipingerle la stazionata. Oh, che bella idea! Sarebbe fantastico, grazie! Se gradisce possiamo darle una spianata alle rughe. Noi dipingiamo la staccionata, la facciamo colorata. Noi dipingiamo la staccionata per la signora sgenciata. Così è perfetta. Ci sarebbero altri lavoretti da fare. Due idioti dopo. Oh, è venuta proprio bene, vi ringrazio tanto. Oh, ma il bello deve ancora arrivare. Ta-da! E abbiamo anche fatto un restyling alla casa. Oh, santo cielo, vero che è meraviglioso? Non avevo mai visto nulla del genere. Un altro lavoro ben fatto. Grazie di avermi portato col suo taxi puzzolente. L'ho fatto solamente per i soldi, Babbeo. Ideona! Se diventassimo anche noi tassisti. Perché prendere un taxi quando puoi stare più comodo su un pazzi? Perché non è pazzi? Siamo quasi arrivati. Mi fermo agli arrivi o alle partenze? Aiuto! Stavolta non riuscirai a sfuggirmi, Rocky! Non mi arresterai, sbirro! Oh, è arrivata l'ora del posto più puzzolente di tutti! Il bagno dell'ultimo piano! Di Auci, che gli ho voluto bene! No! Fatti coraggio, fratellone! Aiuto! Stai indietro, Tinkle! Sono troppo scemo per morire! Patrick, Stella, quante volte devo ripeterti che non bisogna punzecchiare il DC? Lo so, ma volevo solo scoprire da dove arriva la puzza! Di sicuro non da Tinkle, perché io lo tengo pulito tutti i giorni. Vieni, la mamma ti porta fuori. Piano! Eccolo! È lui! Un misto di fontina e borotalco! Io e lui lo riconosco! Stavolta non ci sfuggirà! Piani! Andiamo a catturarlo! No! Guarda, eccolo qui! E tu che vuoi? Un momento! Oh, aiuto! Che c'è? È molto strano. Le rose non dovrebbero puzzare. Oh, oh, che bel gattino. Oh, abbiamo fatto un altro buco nell'acqua. Ehi, aspetta. Io sento qualcosa di... travolgente. Cantina allagata con un tocco di menta! Stavolta è la volta buona! Proviene dalla casa di Nonna Tentacolo! Sento puzza di guai! Bene! I guai fanno un sacco di ascolti! Ecco, amici, siamo finalmente risaliti all'origine del violento e travolgente odore! La pericolosa dimora della feroce nonna! Qual buon vento porta questi due simpatici giovinetti a farmi visita? Per la 13ª volta in una settimana? Davamo la caccia a una roma sfuggente e la pista che seguivamo ci ha condotti fino a casa sua! Ma cosa fai? No, qui non c'è! Fiu! Non è neanche qui sotto! No! Oh no, la lampadina! Forse arriva da questo groviglio di caramelle fossilizzate! Tu che dici? No, non sono loro! Che male! Ecco, è tornato! Guarda, esce dal forno della cucina!
È quello che penso che sia! Non per vomitare! Nonna Tentacolo è diventata una cannibale! Oh, andiamo, che sciocchezza! Non mancherai mai qualcuno di questo quartiere! È solo la mia specialità, sformato di cavolo, uova e gorgonzola con olive e sottaceti. Oh, è vero, adesso ho capito. Certo che il fetore che emana è spaventoso. Prego, prendete un bel biscotto di cavolo in salamoia. Grazie mille. Ciao e grazie della visita, cari bambini. Di vita, gigante degli alimenti! Mangia un biscotto, tieni! E ora va là fuori, coraggio, e distruggi i miei nemici! Abbiamo risolto il mistero! L'odore era solo una pietanza di nonna Tentacolo! Che schifo! Cos'è questa puzza? Buongiorno, nonnino caro. Io sto andando di sopra. Buongiorno, nipote. Io invece vado di sotto. Se devo mi fai prendere... passare... Aspetta, no, nonno, così non riesco a passare. Devo sto fermo. Scendere. Fatti no. di lato, fatti per da favore. Parte tu, così, così salgo. Prima gli anziani e poi i brutti. Prima le perle e poi i maiali. Prima io che son bello e poi tu, capito? Mi dispiace tantissimo, credimi. Ma come mi ha sempre detto papà... Figliolo, il miglior consiglio che possa darti è... mai dietreggiare quando sei sulle scale. Te l'ho detto io! È mio quel consiglio! Non mi interessa chi l'abbia detto per primo! Devo andare a prendere la mazza da golf! E io detesto usare il bagno del primo piano! In guardia! In guardia lo dico io! Sono Perch Perkins e vi sto parlando in diretta da una casa in periferia dove, dopo un breve cessate il fuoco per i panini con la marmellata, è in corso una guerra per il possesso delle scale! Chiediamo a chi vuole salire le scale di farsi da parte! No! Chiediamo a chi vuole scendere le scale di farsi da parte! No! Quindi lo scontro è inevitabile! Andiamo, è il momento! Qualcuno mi aiuti, vi prego, sono stato trafitto da una baguette. Wow, è la guerra per le scale più intensa a cui abbia mai assistito durante la mia carriera di reporter. Attenzione, vanno in arrivo. Oh no, precipitiamo. Il pane non basta, passiamo al piano B. Buono! Ecco perché odio il bagno del primo piano! Prima gli anziani e poi i brutti! E così le nostre strade si incrociano di nuovo, Chi sei esattamente tu? Sono colui che ti farà desiderare di non avere me come nonno, testa di rapa! Ma sì! Ora ho capito chi sei tu! Nonno Puck! Non cambiare argomento, sai? Io esigo soddisfazione! Se è quello che vuoi, procediamo! Sei finito! Aspetta un momento!
Mi si è incastrato qualcosa tra i denti. Ehi, la mazza da golf! Guarda, Squidina! Ho trovato la mazza da golf! No! Il bagno del pianterreno! Prima i baffuti, poi i barbuti! E ora vorrei mostrarvi uno dei motivi per cui facciamo questo Teleton. Diamo il benvenuto a Gary! Una lumaca che non sa ballare. E al suo proprietario, SpongeBob! Salve, grazie, caro Patrick. Racconta al pubblico la tua tristissima storia. Come l'abbiamo ripassata prima? Ok, come ho detto, ho provato a fare tutti i tipi di ballo con Gary. Abbiamo provato col TikTok. Con la danza classica. Voilà! Abbiamo provato persino con la slap dance. È stato tutto inutile, Gary, non so ballare. Yuhu! È arrivata l'ora del bucato. Mamma, devo fare lo spettacolo. E io devo lavare i panni sporchi. Avanti, poche storie, e darmi subito i pantaloncini. Oh, d'accordo. Yuhu! Il nostro traguardo si è accorciato di un centesimo. Continuate a telefonare, a scrivere e a mandare messaggi telepatici, mi raccomando. È in arrivo un messaggio telepatico direttamente dal cortile, da Birch Jerkins. Sono Perch Perkins. Gli ostacoli da superare sono il salto dell'alligatore, le ruote di fuoco, 10 campioni di box bendati e una prof di matematica con un problema. Si avvicina il fatidico momento in cui il nonno di Patrick si sacrificherà per aiutare le povere lumache che sfortunatamente non sanno ballare. Ehi! Cos'è questa storia delle lumache? Molto spiritoso. Linea allo studio. Grazie, Blerch. Preparati a scatenarti in pista. Ho trovato la soluzione che fa per noi. Si chiama il super tappetino danzante. Vi mostro come funziona. Coraggio, Gary. Fammi vedere quanto sei bravo. Faccia un passo, gira a sinistra, fai un inchino. Stai traballando come un bambino. Sei pronto? C'è qualcuno che si chiama Silvestre? Silvestre Pino? Ehi, non mi rispondete! C'è Pino Silvestre? È in montagna! Ci stiamo ormai avvicinando alla fine del Patatón per le lumache che non sanno ballare. Ma prima di salutarci, usciamo tutti insieme per il gran finale con Perch Perkins! Mi chiamo Serge Gherkins! No, volevo dire Smerch Turkins! Non importa, è arrivato il grande momento! Pare che il nipote abbia deciso di fare un discorsetto di incoraggiamento al nonno. Volevo solo dirti che è stato davvero bello conoscerti. Un momento, forse mi sono espresso male. Nipote caro, ti spiacerebbe controllare il sedile termico, per favore? Secondo me non funziona. Vediamo un po'. Oh, come non funziona? Ho il fondoschiena già tutto! Tutta questa emozione mi stanno uccidendo. Stanno uccidendo anche te. È probabile. No, ho trovato la soluzione. Stavolta ne sono sicura. Vi presento lo spray Tip Tap. Ha ha!
Ringrazio tutti quanti per aver fatto del Pataton di stasera un grande successo!